Ciao a tutti, eccoci ancora qui in diretta live dal Cinque Colli di Gubbio. Sono in compagnia di Giovanni Crea. Ciao Giovanni, come stai? Ciao ragazzi, tutto bene, grazie. Ideatore e organizzatore del GTS Sirius 2021. Insomma, come sta andando? Come è andato quest'anno? E poi soprattutto, insomma, il futuro cosa aspetta per questo GTS? Beh, quest'anno è andato bene, direi, per essere il mio primo anno come organizzatore di eventi di questo tipo. A Vallelunga sicuramente la presenza era più importante, qui siamo di meno perché ci sono tantissime gare che purtroppo quest'anno per via del Covid si sono accavallate, però diciamo che la presenza delle persone dei piloti bravi a livello europeo è massiva, ci sono quasi tutti, manca solo Coelho che non è venuto perché era a fare una gara Tra l'altro importante in vincitore anche di Spagna. Vallelunga, Sì, quindi importante. c'era il Bagland e quindi la ditta ha deciso fare uno split, diciamo, due qui e uno di là. Certo. E niente, fra un'ora partiamo per la finale. Penso che sia stato un bel evento. Godetevi la finale perché ci sono tutti e ci sarà da divertirsi. Assolutamente, buoni propositi quindi per il futuro, l'anno prossimo magari qualche novità, se ce la vuoi già dire, oppure magari ancora in Guarda, lavorazione. io sto avendo molte richieste tutto quest'anno di piste fuori dall'Italia. E quindi vediamo come va a finire il discorso Covid, se si può andare agevolmente all'estero, se non ci sono problemi, credo che un altro anno si faranno due tappe, una sarà sicuramente fuori dall'Italia e una sarà in Italia. Quindi vediamo un po' l'evolversi della Incrociamo situazione, le dita. incrociamo le dita a prescindere per la gara in generale, per le gare in generale, però sì, spero che vada tutto meglio, Meglio, diciamo, perfetto. Dai, tutto allora, bene. quindi complimenti per quello che hai Grazie. fatto quest'anno e in bocca Grazie. al lupo per l'anno prossimo. Grazie ragazzi. Da qui, Cinque Colli di Gubbio è tutto. Ci vediamo tra poco. Ciao Ciao! ragazzi. Eccoci ancora qui, sono sempre Diego Diego in compagnia di Filippo Beretta. Ciao, il pole Ciao. man di giornata, com'è andata? Insomma, con la tua radiosistemi hai fatto comunque una qualifica molto, molto importante. Sì, sono andate bene la prima qualifica, l'ho vinta, è andata molto bene. Nella seconda eravamo davanti, ma purtroppo ho fatto un errore mio, ho capottato in fondo al dritto nel curvone e niente, sono dovuto ritirare perché ho rotto la macchina. Nella terza invece è andata molto bene, nonostante il miglior tempo l'abbia fatto Andrea Catanzani, però poi nelle verifiche tecniche ha avuto un piccolo problemino e allora la pole position l'abbiamo fatta noi. Ti facciamo i complimenti, ti facciamo un in bocca al lupo. Pista Cinque Colli, come ti sei trovato? Insomma, hai girato già qualche volta, insomma, Sì, avevo fatto per te. una gara diversi anni fa con la Super GT, però col Cinghia. E impianto, vabbè, fotonico, cioè Fiore all'occhiello sì, dell'Italia, dai, lo possiamo dire. spettacolare. Un po' poco grip ieri e soprattutto al mattino con la pista fredda, pochissimo grip, però poi quando si scalda direi che è molto bella. Pilota della Lombardia, arrivi Sì, al Groppello Cairoli. Tra l'altro, io sono esatto. fan del motocross, quindi lì c'è una grande pista di motocross. Adorno. Insomma, ti fai tanti chilometri per Eh venire sì. qua e la finale sarà parti dalla casella più importante. Esatto. Questo potrà essere comunque un vantaggio. Beh, sicuramente è un vantaggio, poi comunque i minuti riusciamo a farli, abbiamo già provato anche in altre gare, anche settimana scorsa, stando attenti coi consumi, come con l'apertura del gas, non abbiamo quel problema lì, però visti gli avversari sarà molto combattuta sicuramente. Ottimo, dai, noi non vediamo l'ora di vederti in griglia, ma soprattutto adesso ti lasciamo andare a fare l'ultimo setup, a riscaldare il tuo motore Onix, insomma, sarà una gara bellissima e ti facciamo un in bocca al lupo. Quindi Crepitura. con Beretta è tutto, ci vediamo più tardi. Ciao a tutti, Ciao, grazie. grazie a te.
Torniamo in live dal 5 Colli di Gubbio. E allora le macchine si stanno preparando per questa finale a 2 della GT Cardano Elettrica. Protagonisti sempre Martin Bayer con la X-Ray motorizzata Hobbywing, poi Natanaele Senesi con Serpent e poi Yuraj Udi con la sua X-Ray, un Senesi che ci ha provato nella prima finale ad andare a dar fastidio a Martin Bayer, un Martin Bayer concentratissimo che se l'è portata a casa alla finale a 1. E adesso andiamo a vedere la partenza per questa seconda finale. Andiamo con il countdown, eccolo, il countdown ambientale. 7, 6, 5, 4, 3. Partiti in questo momento per la finale a 2. Allora, subito là davanti Bayer, andiamo a vedere se Udi prova l'attacco su Senesi. Ovviamente sempre le prime fasi di questa delle gare sono sempre uno dietro l'altro a trenino, incredibile. Andiamo a vedere se adesso Senesi cerca intanto errore di Udi, allora ne approfittano i due per scappare. Andiamo a vederli subito, intanto il velocità è 95.1 sul speed trap. Andiamo a vedere adesso sulla parte della zona Infinity i due tornantoni e subito Senesi prova l'aggancio a Bayer, il giro di Bayer di Martin 16.88, mentre 16.81 Senesi è un po' più veloce, cerca di guidare sicuramente un po' più stretto, un po' meno pulito Senesi in questa prima fase, mentre Bayer è un orologio incredibile, pazzesco come mette la sua X-Ray nello stesso punto e nello stesso modo, una cosa incredibile, una conduzione di guida fantastica per Martin Bayer. Andiamo a vedere se la sua X-Ray riuscirà a rimanere là davanti, ma la Serpent di Senesi lì dietro fa paura. Andiamo a vederli sul rettilineo, 98.1, 100.6, attenzione per Senesi, e qui forse è il speed trap più veloce della giornata. Comunque chi gira più veloce in questo momento è 16.74 con Senesi, il tempo, l'ultimo giro 16.65, adesso il distacco è di 982, neanche un secondo il distacco fra i due, ma Martin Bayer là davanti sembra replicare quello che è stata gara 1, quindi senza errori, conduzione di gara perfetta, concentrazione al massimo. Andiamo a vederli adesso sul rettilineo, qui al 5 Colli con il grandissimo Paolo Bosco sempre alle riprese, alla direzione, e poi io al commento, Diego sempre qui in collaborazione con MRC Modellismo, RC Race. Vi portiamo il modellismo a casa e lo stiamo facendo oggi da Gubbio in questa giornata spettacolare con il GTS Series 2021 Round 2. Ma attenzione, torniamo in pista perché c'è un Senesi che è incattivito, vuole andarlo a prendere. Martin Bayer cerca di mantenere le traiettorie che lo contraddistinguono e l'hanno fatto anche nella prima delle tre finali di giornata, 5 minuti ricordiamo per questa categoria elettrica. Attenzione, grande della pata, si sentono si sente la frenata delle gomme quando vanno in derapata. Attenzione, andiamo a vederli perché il distacco è veramente minimo, 0.566 con una media di velocità sul 98-99 km orari per Senesi, che ci prova in tutte le maniere, cerca di agganciarsi al treno, quello davanti, e vediamo se riesce a salirci su quel treno per andare a prendere e giocarsi forse la finale all'ultima, perché se Martin Bayer riuscirà a portare a casa questa finale sarà ovviamente il campione di giornata per la GT Cardano Elettrica. Andiamo a vedere perché non c'è un attimo di respiro, sono veramente concentratissimi, siamo a 2 minuti di questa, mancano 2 minuti di questa finale, però andiamo anche a inquadrare un po' Udi. Paolo lo inquadriamo magari per qualche secondo perché comunque anche Yuraj sta facendo una grande gara. Adesso stanno arrivando a ridosso i due là davanti, a ridosso di Yuraj che cerca di scappare, 98.8, 95.5, 93.4, un po' più lento Senesi in questa fase. Andiamo sui tornanti X-Ray, grande sfida fra queste due macchine. Attenzione, sbaglia Senesi, allora ne approfitta Martin Bayer che è andato a doppiare Udi, allora adesso si forma un gap importante perché a 1:20 Martin Bayer può aver scritto qualcosa di importante in questo giro, perché Senesi ha sbagliato, e allora andiamo a vedere se riuscirà a recuperare. Per la di mezzo hanno Udi, che sicuramente Yuraj si farà da parte perché sportivamente lo vediamo anche un po' più lento, ma un grandissimo pilota come sempre, lui fondatore di Udi, ma
grande anche pilota, attenzione, rapata spettacolare per Senesi che ci sta provando in tutti i modi, il giovane Natanaele, ma attenzione perché Martin Baier è stato una roba incredibile da davanti, ha girato l'ultimo in 649, in 1649 scusate, e in 1692 l'ultimo Senesi, attenzione, sta per concludere forse ancora due giri. Attenzione, visivamente ha preso qualcosa Senesi, ma Martin Baier là davanti con la sua X-Ray motorizzata Hobbywing in modo spettacolare sta per andare a chiudere. Intanto stiamo inquadrando ancora Senesi, mancano esattamente 20 secondi al termine, quindi un altro giro ancora, forse un altro, vediamo se riusciranno a chiudere qui oppure altro giro per tutti e due, forse Senesi per lui l'ultima occasione, ma Martin Baier là davanti sta facendo il padrone di questa GTS per la categoria car. Attenzione, ci prova Senesi, va contro le barriere e allora là da su e Martin Baier va a fare il giro d'onore, andiamo a vederlo con Paolo sulla parte X-Ray centrale. Un applauso spettacolare per Martin Baier che va a vincere questa categoria elettrica GT, vince Martin Baier, spettacolare seconda posizione per questo punto Udi, perché Senesi ovviamente sulle è andato contro le barriere e quindi si è ritirato e Udi seconda posizione, vince Martin Baier la categoria GT elettrico, complimenti a Martin. Ci vediamo tra poco per la finale di questa giornata per quanto riguarda GT Cardano Nitro, 45 minuti, quindi 10 minuti, lo speaker dice 10 minuti, quindi tra 10 minuti ci vediamo con il main event di giornata, importantissimo, andremo a presentare i piloti, insomma sarà un evento incredibile per questo GT Series 2021, secondo round qui da Gubbio con Diego Diego, Paolo Bosco, MRC Modellismo, RC Race, è tutto tra 10 minuti, spacchiamo tutto, ciao, a tra poco.
Bene, ci stiamo avvicinando a quello che sarà il main event di giornata, 45 minuti per questa finale A della categoria GT Cardano Nitro. I piloti si stanno disponendo sul rettilineo per fare la foto di rito di questo GTS Sirius 2021 secondo round, un grandissimo evento organizzato da Giovanni Crea, come l'abbiamo sentito prima nell'intervista. L'anno prossimo grosse novità, quest'anno è andato molto bene, due round importanti, Vallelunga e poi questo qui a Gubbio. Una giornata molto calda, un po' ventosa, ma qui al Cinque Colli si sta veramente bene, i piloti si stanno preparando, concentrazione al massimo per tutti quelli che saranno i protagonisti, e saranno ben 12 con la pole position di Filippo Beretta. E allora dal speaker direzione gara sta ovviamente dando le ultime istruzioni per questa finale, con dicendo ovviamente che tutti i meccanici dovranno essere sotto al proprio pilota. Dunque stavamo dicendo, un Filippo Beretta con radiosistemi motorizzato Onyx ha fatto una pole position incredibile davanti a Catanzani, che comunque ha fatto il giro più veloce con la sua Genius, e poi abbiamo Senesi con la sua Serpent, l'abbiamo visto appena adesso correre la categoria elettrica, quindi due categorie per lui molto importanti. Non è facile mantenere la concentrazione, vabbè, ma lui giovane con la sua Serpent motorizzata Yelasi Tuned. Poi abbiamo Alessio Mazzeo con la Serpent motorizzato Max Power, poi Martin Bayer, il vincitore della categoria elettrica X-Ray GTX motore FX, poi abbiamo Leonardo Valente in sesta, la sesta casella per lui con la sua Swords motorizzata Reds che sta credendo molto anche nel segmento on-road, e poi abbiamo Gabriele Paloschi con Serpent motorizzato Gimar, l'ottava casella per Mark Green con la sua Serpent motorizzata Max Power, e poi abbiamo Adriano Taragoni. Un grande Adriano che ha fatto comunque una buona qualifica con la sua Phoenix motorizzata Gimar. Poi abbiamo Attilio D'Angelo che correrà con la X-Ray GTX motorizzato Max Power. E poi andiamo a chiamare ovviamente anche Filippo Domanin che correrà col numero 11 con la sua X-Ray Max Power. E poi infine Yuraj Udi, che è andato a prendersi la seconda posizione nella finale B, quindi anche lui grazie al bump up correrà questa finale A con la sua X-Ray GTX modello 2022 motorizzata FW. Ecco le foto di rito, stanno presentando i piloti, un grande evento qui al Cinque Colli di Gubbio. Dunque stiamo per partire, adesso verranno chiamati sul palco uno a uno, ecco i piloti. Che stanno salendo sul palco con i meccanici che stanno guardando gli ultimi setup importantissimi prima di questo pre-start. Ricordiamo pre-start di 3 minuti e poi ci sarà il classico schieramento di partenza sul lato sinistro della carreggiata di questo rettilineo di 50-60 metri del Cinque Colli di Gubbio, dove abbiamo anche in fondo al rettilineo lo speed trap che ovviamente ci dice quali sono le punte di velocità più alte di questi piloti, veramente che ci danno del gran gas. E allora stiamo chiamando, ecco che è stato chiamato Senesi in questo momento, quindi Beretta e Catanzani già saliti, poi Mazzeo, poi Bayer, Valente, Paloschi, Mark Green, poi Tarragoni, Attilio D'Angelo, e poi abbiamo ovviamente Domanin Filippo e Yuraj Udi. Sempre la chiama dei piloti, importantissima fase questa, soprattutto per determinare le posizioni ovviamente
il primo di classifica ha la possibilità di scegliere la casella e la postazione sul palco ai fini di una buona visibilità visuale rispetto alla pista. Questo conta tantissimo, quindi la pole position non è solo la casella là davanti che dà comunque un vantaggio, ma per avere pista libera, ma soprattutto anche la posizione sul palco piloti, determinante soprattutto per questo segmento, questa categoria molto veloce. Ricordiamo che raggiungono punte di 100 km all'ora soprattutto nell'elettrico, e a differenza dell'off-road che può arrivare a una sessantina di chilometri orari, 60-70 massimo sui rettilini. Però qui insomma ci diamo del gran gas. L'off-road in Italia veramente una categoria importantissima, la GT, ma non solo, anche l'1-8 pista, l'1-10. Ricordiamo che questo impianto l'anno prossimo ospiterà mondiale europeo A e B, insomma dell'1-10 nitro elettrico, importanti. Attenzione, si accendono i motori, quindi stiamo per partire con quello che sarà il pre-start di questa finale main event. I direttori di gara in pista, i marshal, sono posizionati. Come potete vedere, i marshal, andiamo a inquadrarli alla postazione numero 2, ovviamente per le velocità che si raggiungono in questa categoria. I marshal hanno questa praticamente ghiera di protezione importantissima, soprattutto nei punti dove le macchinine hanno un riscontro cronometrico di velocità veramente importante. Quindi le ultime foto, andiamo a inquadrare adesso ai box, guardiamo i meccanici che stanno per posizionare le macchinine sul ponte box, poi ci sarà ovviamente la discesa, eccoli in discesa, giù dal ponte box, e allora si parte con il pre-start di questa finale importantissima del GTS Series in collaborazione con MRC Modellismo, RC Race. Andiamo, potete vedere tutte le live, tutta la live di questa gara, 45 minuti impegnativi. Vediamo la tricolore di Valente, la fluo fucsia di Paloschi, abbiamo le tre fluo arancioni, quelle di Bayer, quella di Senesi. Insomma, ci sono tantissime macchine veramente performanti, sia a livello di diciamo motore, a livello di setup, ma anche a livello di creatività per quanto riguarda le livree di questi bolidi, che sono veramente velocissimi e bellissimi da vedere. Intanto macchina ferma in prossimità del transponder, la linea di transponder è praticamente sotto il monitor, quello in pista, monitor gigantesco qui al 5 colli, una pista veramente eccezionale, dei servizi incredibili per questa pista che ospiterà grandissimi eventi in futuro. Tutto il direttivo ha lavorato alla grandissima. Intanto qualche problema sempre per la numero 12 di Yurai Udi, questo è il pre-start di 3 minuti, serve tantissimo per scaldare le gomme in lattice che ovviamente con il passare del tempo scaldano e tengono di più ovviamente l'asfalto. Vediamo adesso in questo momento Filippo Beretta, eccolo che è sulla parte della missa della X-Ray, un Filippo Beretta radiosistemi con motore Onyx, lui è alla numero 1 con la l'avantreno diciamo color blu, e andiamo a vederlo ai box in questo momento. Beretta che rientra ai box, vediamo se riparte, no, lui sta già cercando di creare il suo setup perché stanno rientrando le macchinine in box, no, ecco, riparte Filippo, ripartono un po' tutti, andiamo a vedere Filippo sulla parte X-Ray, vediamo come si sta scaldando, vediamo come sta scaldando la sua radiosistemi. Ricordiamo che è monogomma BMT, quindi tutti i piloti PMT, quindi monogomma per tutti, quindi le stesse gomme per tutti. La PMT ha messo a disposizione i treni gomma per rendere comunque una categoria ancora più impegnativa. Tutti i modelli sono stati controllati nel preparco, quindi si sta per iniziare con la procedura di partenza. Lo speaker
ha dato l'ok per iniziare la procedura. Andiamo a inquadrare la parte dei box dove c'è tanto fermento, c'è tanto lavoro per quanto riguarda i meccanici, e adesso sta incominciando a salire l'adrenalina per questi 45 minuti di questa finale. Per me la prima in assoluto al commento di una gara on road, io che sono ormai anni che lo faccio nell'off road, oggi mi sono cimentato in questa cosa e devo dire veramente veramente bello essere qui, veramente vedere, veramente bellissimo vedere questi piloti, ma soprattutto come guidano queste macchinine che sono delle vere frecce su questo circuito. E ringrazio tantissimo Paolo Bosco per questa opportunità, MRC Modellismo, che mi ha dato la possibilità di essere qua con loro e vedere dal vivo, in live, tutto quello che si sta svolgendo qui al 5 Colli di Gubbio. Quindi macchinine che sono salite adesso sul ponte box, adesso i meccanici scenderanno sul tracciato, sulla parte del rettilineo, per andare a posizionare le macchinine sulla parte sinistra della carreggiata e poi ovviamente countdown per poi partire in quello che sarà un finale di fuoco. Intanto andiamo a vedere già l'inquadratura sul tracciato. Intanto abbiamo forse qualche problemino, adesso vediamo, si spengono i motori, forse c'è stato un problema. Abbiamo Matteo qui. Abbiamo Alessio Mazzeo che è venuto a trovarci. Ciao Alessio, come stai? Tutto bene, sta per iniziare la finale. Siamo in attesa anche noi dell'inizio di questa finale, ma forse c'è stato qualche problema? Sospensione tecnica. Ah, abbiamo sospensione tecnica per Valente, eccolo qua. Alessio, come sta andando? Ecco che sta parlando, intanto siamo inquadrati, sei in live, vieni qua Alessio, dai, come sta andando questo GT? Tutto bene? Vediamo se ci vediamo. Sì, andiamo dietro che la facciamo tutta in live, dai. Non lo so, un'intervista al volo. Sì, dai, un'intervista al volo ci sta sempre. Con Alessio Mazzeo. Allora, com'è questa, la tensione com'è di questa finale, insomma, 45 minuti importanti? No, non sono gare d'attacco, quindi è una gara un po' d'attesa, non c'è molta adrenalina. Ok. Viene strada facendo, diciamo. Insomma, sei in quinta casella, quarta, quarto posto, comunque sei lì davanti, quelli tre davanti insomma hanno fatto delle qualifiche importanti, un buon ritmo gara, e tu con il tuo modello, insomma, come ti sei trovato stamattina anche in qualifica? Abbastanza bene, stiamo provando un po' di cose nuove, questa gara è stata una buona occasione per affinare le armi per l'anno prossimo, capire, esatto. Fare, che il livello è abbastanza alto, ormai in Italia questa categoria qui è molto... Alta di livello. Sì. Sì, quindi bello, speriamo. Prossimi obiettivi? Campionato italiano a Vallelunga, con un'8 pista fra 2 settimane. Ottimo. Quello un po' più... impegnativo. C'è da essere un po' più nervosi, ecco. Esatto. A te hai bisogno di adrenalina, nervosismo, per trovare quel giusto ritmo, concentrazione giusta per essere lì sul palco per 45 minuti e essere là davanti, insomma. Quella ti viene quando comincia il conto alla rovescia, quando comincia il 10, 9, sì. Prima, più calmo stai, meglio è, secondo me. Dai, ti facciamo un in bocca al lupo, mi raccomando, forza, ok? Ciao, a più tardi. 5 minuti al termine della sospensione tecnica. Quindi abbiamo fatto questa intervista live bellissima con Alessio Mazzeo, pilota ovviamente Serpent, col motore Max Power, quindi Alessio ci diceva appunto che l'adrenalina arriva pian piano. Intanto vediamo un Valente che sta provando la macchinina, ancora 5 minuti per questa sospensione tecnica, scusate, noi non l'avevamo sentito, infatti abbiamo visto tutti i motori spegnersi, abbiamo sentito i motori spegnersi, adesso Valente con la sua Italian Style Swords sta provando a vedere quale se è riuscito a sistemare quelli che possono essere stati problemi tecnici, sembra comunque avere tutto sotto controllo. Adesso andiamo a vedere se rientra i box, ok, rientra Valente, Leo. Dunque dicevamo appunto con Alessio che tra 2 settimane ci sarà l'1-8 pista italiano a Vallelunga, quindi altro importante appuntamento per quanto riguarda la categoria on road. E giustamente questa gara importante, ma anche importante per cercare di trovare
feeling giusto con i modelli, si fanno test su test, prove, insomma sono momenti importanti, soprattutto poi in gara quando vengono sollecitate tutte quelle componenti dei modelli che sono importanti, devono durare per 45 minuti, quindi al di là di quello che può essere l'adrenalina, la concentrazione di un pilota, poi il mezzo fa comunque la differenza. Stanno passando i minuti, ne mancano ancora 3 per questa sospensione tecnica, vediamo, non hanno ancora dato l'ok, quindi si pensa che comunque il team Valente stia lavorando ai box per cercare di mettere in condizioni Leo di gareggiare per questa finale A. Sarebbe un peccato, vero, perché comunque insomma per lui è forse la terza o quarta gara, nell'on road ha sempre corso off road e corre veramente forte, qui invece è la terza o quarta esperienza, dunque sarebbe un peccato, però si accendono i motori, si accendono anche tutti, quindi pensiamo che si possa partire, ma Valente in questo momento non c'è, mi dicono, il buon Paolo molto attento sempre, Paolo Bosco, un grande palinsesto quello di MRC Modellismo, seguitelo anche per quanto riguarda i canali social, Facebook, YouTube, sempre novità nel mondo del modellismo, ma non solo, adesso da qualche tempo anche le live report, oltre che fotografici, anche in diretta live dai circuiti di tutta Italia per portarvi il modellismo a casa. E poi ci siamo, sono io, Diego, RC Race, un bellissimo connubio questo che spero porterà tantissime soddisfazioni in futuro. Intanto stiamo guardando anche se Valente riuscirà ad entrare, stiamo cercando di capire. Ok, sembra rientrato, quindi i modelli riscendono in pista, adesso non penso che ci sarà di nuovo forse 3 minuti di pre-start, forse ancora, o forse 2, adesso andiamo a vedere quello che succederà. Ah, un minuto alla partenza, quindi ovviamente danno ancora la possibilità di riscaldare ovviamente le gomme e di rimettere in pista i bolidi, i modelli, per ritrovare concentrazione e feeling giusto. Intanto abbiamo un Marshall che corre, che tra l'altro è uno del direttivo qui del Cinque Colli, ragazzi, 15 persone di questo direttivo, di questo personale gara, direttivo gara, insomma un bel team che crede tantissimo in quello che fa per questo modellismo on road che a noi piace tanto. E allora andiamo a vedere tutti i modelli che sfrecciano sul rettilineo, eccolo Valente, sì, è in pista, quindi rivediamo chi saranno i protagonisti con il numero 1, Filippo Beretta, numero 2, Andrea Catanzani, numero 3, Natanaele Senesi, numero 4, Alessio Mazzeo, numero 5, Martin Bayer, numero 6, Leonardo Valente, numero 7, Gabriele Paloschi, numero 8, Mark Green, numero 9, Adriano Tarragoni, numero 10, Attilio D'Angelo, numero 11, Filippo Domanin e numero 12, Yuraj Udi. Molto probabilmente, se è come l'off-road, Valente dovrà partire dall'ultima casella. Adesso andremo a vedere, penso di sì, perché una volta che viene chiamato lo stop tecnico, viene anche posizionato il pilota nell'ultima casella, in fondo al rettilineo. Incomincia a fare anche abbastanza caldo, arriva anche qualche un po' di pubblico sugli spalti del Cinque Colli qui vicino all'Umbria, giustamente a Gubbio, precisamente a Gubbio. Quindi pubblico sugli spalti e macchinine in pista che stanno sfrecciando, mancheranno pochi secondi a quello che poi è la procedura di partenza. Vediamo Martin Bayer, vediamo Paloschi, vediamo Beretta, vediamo Udi, vediamo Catanzani, ecco che rientrano, quindi due minuti allo start, quindi altri piloti che rientrano. Andiamo a vedere anche un po' il ponte box, eccolo Martin Bayer con la sua X-Ray, vediamo i meccanici che stanno lavorando con la numero 2 di Catanzani che esce
Eccolo anche Valente. Andiamo a vedere Catanzani. Paolo, eccolo sulla parte Infinity con la sua, col suo modello bianco e giallo fluo. Eccolo che sfreccia sulla, sul rettilineo con la sua Genius. Una buona conduzione di guida, molto pulito. Eccolo che prova anche zigzag per scaldare sempre i pneumatici. Vediamo quanto è il punta, 86.6 velocità di punta con lo speed trap in fondo al rettilineo. Catanzani che deve attaccare perché è stato lui, attenzione, quasi si in collisione con Udi, che Udi lo vediamo spesso fermo, forse qualche problema per Urai, adesso andiamo a vedere. Comunque Catanzani, lui che ha fatto il giro più veloce nelle qualifiche, ma poi la pole position è andata a Filippo Beretta. Penso che poi ci abbronzeremo oggi perché insomma il sole si fa sentire, è uscito un bellissimo sole qui a Gubbio. Tra l'altro una bellissima Gubbio storica, molto bella, una città veramente da visitare, ve lo consigliamo, ma tutta l'Umbria è veramente spettacolare. Attenzione perché stanno rientrando i piloti, quindi andiamo a vederli sul ponte box. Rientrano lo speaker dal rientro per l'inizio della procedura di partenza e forse a questo punto veramente ci siamo per iniziare questa finale a da 45 minuti. Per me la prima in assoluto e sono veramente contento, non vedo l'ora di vedere la partenza di questa finale. Eccoli i meccanici che entrano in pista per andare a posizionare i modelli. Andiamo a vedere tutte le, i modelli, eccoli con là davanti il modello di Filippo Beretta. Andiamo a inquadrarlo Paolo, eccolo, abbiamo Beretta e poi abbiamo Catanzani, ecco che puliscono la casella numero 2, poi con il 3 abbiamo Senesi, poi ecco che inquadriamo ancora Catanzani numero 2, come puliscono il tracciato, ecco che sta andando a mettere la miscela. Mancano 6 secondi, attenzione, stiamo per partire per la finale A. Giù i modelli, partono in questo momento, attenzione, andiamo a vedere subito da Catanzani, prova subito a dare un po' fastidio, attenzione, prova l'attacco all'interno, i due quasi si toccano, attenzione, andiamo a vedere perché Beretta chiude là le porte a Catanzani, terza posizione per, sempre per Senesi. Allora andiamo a vederli uno dietro l'altro perché abbiamo Beretta, Catanzani, Senesi, Matteo, Paloschi, Bayer, poi Green, Mark Green, Taragoni, Domanin, poi D'Angelo che ha sbagliato la partenza, Valente undicesimo, poi Udi. E allora andiamo a vedere perché a questo punto Beretta cerca di scappare, il distacco è veramente pochissimo, 0.447 con una velocità di 84.5. E allora io sono già esaltato e sono passati veramente pochi secondi di questa finale da 45 minuti con Catanzani che vede dietro di sé un Senesi che è agguerritissimo. Natanael con la sua serpe motorizzata, gli Eladi Tuned, andiamo a vedere perché si sgrana un po' il gruppo di testa, perché intanto Beretta sta facendo un inizio gara da paura, 17.55. eccolo sul rettilineo Beretta che sfiora gli 87 km all'ora, incredibile come mantiene la sua radiosistemi là davanti. Questo motore Onyx che gli sta dando veramente del gran gas, ma attenzione, quindi classifica Beretta, Catanzani, poi Senesi, poi Mazzeo sempre in quarta, Paloschi quinta, sta facendo una grande gara, poi abbiamo Martin Bayer, poi Mark Green con Domanin che sta recuperando la grande, un grande Filippo Domanin con Valente, poi Taragoni che purtroppo ha sbagliato e D'Angelo anche lui, Attilio, e poi ultimo chiude Urai, Udi, ma attenzione, andiamo a vederli perché in questo momento abbiamo la prima posizione, attenzione, c'è il primo doppiato, andiamo a vederli Paolo, perché il primo doppiato che è Udi è passato in questo momento Beretta, attenzione, adesso dovrebbe essere la volta di Catanzani che non deve
non deve perdere tempo dietro Udi, attenzione, non lo perde infatti, ma andiamo a vedere anche la lotta per la terza posizione, perché abbiamo Senesi che viene attaccato da un Mazzeo, attenzione, attenzione all'attacco di Mazzeo, ci prova Alessio, attenzione, andiamo a vederli sul rettilineo, uno dietro l'altro con Paloschi che li guarda e dice se adesso ne approfitto, grandissimo sorpasso di Mazzeo, attenzione, Alessio ha fatto una manovra incredibile dopo sul curvone, dopo il rettilineo, è entrato in aggressivissimo, e allora andiamo a vedere perché Mazzeo va a prendersi la terza posizione col Senesi che adesso ha un Bayer dietro che sorpassa un Paloschi scatenato, ma che grande gara, attenzione, andiamo a vederli perché adesso Martin Bayer ha nel mirino un Senesi che cerca di trovare il giusto ritmo per stare nelle posizioni là davanti che contano, attenzione perché Martin Bayer con la sua X-Ray sta puntando la Serpent di Senesi, mentre Mazzeo adesso ha preso qualche metro in terza posizione con un Beretta che sta facendo le cose che sa fare là davanti, ha detto era tranquillo, è andato tutto bene la qualifica, era galvanizzato per questa prima posizione, lui pilota lombardo, vediamo se riuscirà a portare il titolo GTS in Lombardia, ma attenzione perché dietro abbiamo un Catanzani, ma soprattutto un Alessio Mazzeo che prima era concentrato, ha detto che mano a mano che corre trova l'adrenalina giusta con un Martin Bayer, andiamo a vederli che prova ad attaccare Senesi, vediamo se lo fa, attenzione Martin Bayer incredibilmente prova l'attacco largo, rientra, stringe con Paloschi che prova Sornione ad attaccare entrambi, a cogliere magari un errore dei due là davanti, ma che grande gara, grande gara e grandi ritmi, 86.6 velocità su 88.5 per Valente che cerca di recuperare, e allora andiamo a vedere perché c'è sempre là davanti un Beretta che tra poco dovrà andare a fare i rifornimenti col Catanzani, e poi abbiamo Mazzeo, e attenzione ancora Martin Bayer che prova l'attacco, vediamo se riesce a trovare il varco giusto, ma attenzione perché Senesi non molla, il giovane Natanaele che tiene la corda, li chiude le strade, attenzione, abbiamo un doppiato in questo momento, anzi no, è Mazzeo, scusate, non è doppiato, ho sbagliato forse Alessio, pensavo, infatti l'ho visto un po' troppo lento, pensavo fosse un doppiato, invece no, è Alessio che forse ha sbagliato qualcosa, quindi Mazzeo deve cercare di trovare ancora il ritmo, ma adesso lo ritrova perché Senesi è attaccato, e anche Martin Bayer, anche Paloschi con un Valente che ne approfitta perché questo gruppetto di 4 è un po' più lento, e allora Valente può provare l'attacco, essendo partito dall'ultima casella sta facendo una grande gara. Una sfida incredibile, sono passati esattamente 5 minuti di questa gara spettacolare GTS Series qui a Gubbio. Quindi 2 minuti, tra poco l'apertura della pit lane, potranno andare a fare il rifornimento, e allora andiamo a vedere perché è sempre davanti Beretta che adesso ha superato un po' di doppiati, e allora deve provare ad andare a staccare un Catanzani che ci prova, ma noi siamo sempre in questo momento su Catanzani, eccolo con con il suo modello bianco e giallo Genius motorizzato Gimare, allora andiamo a vedere perché Catanzani deve provare l'attacco, deve andare a provare a staccare un Mazzeo, quello l'ha già fatto, ma deve comunque ricucirsi a Beretta che sta facendo una gara veramente incredibile. Quindi classifica Beretta, Catanzani, Mazzeo, Senesi, Bayer, Paloschi, Valente, Domanin, poi abbiamo Mark Green, poi D'Angelo, Udi e Tarragoni che purtroppo forse è uscito per problemi tecnici, sì, è rimasto a 13 giri, quindi Tarragoni purtroppo oggi ha avuto problemi tecnici, è dovuto uscire, comunque siamo ancora su Catanzani, eccolo sul rettilineo, ha girato in 17.42, 88.6 la velocità di punta, sta andando a cercare di ricucire i 2 secondi, 5.99 e 98, attenzione, ritorniamo sulla parte dietro perché abbiamo Mazzeo che viene attaccato da Senesi, attenzione, abbiamo un doppiato là davanti che dovrebbe essere Olivieri se non vado errato, allora andiamo a vedere perché Senesi prova ad agganciarsi ad Alessio Mazzeo con un Bayer che non li lascia respiro, con un Paloschi che adesso ha sbagliato qualcosa e un Valente che prova ad attaccare Paloschi, ma siamo su questi tre, lotta per la terza, quarta e quinta posizione. Attenzione perché ci prova Senesi, prova l'attacco, prova l'interno, va largo, attenzione, tornate dopo il rettilineo, attenzione perché c'è doppiato, ci abbiamo Olivieri, non so chi è il doppiato, vai, dopo andremo a vederlo, comunque la lotta è sempre serrata fra il terzo, quarto e quinto.
rientra nei box. Allora andiamo a vedere il rifornimento di tutti i piloti con Catanzani che esce, ecco Bayer, abbiamo tutti i piloti che vanno al rifornimento, grandi botte, attenzione sul ponte box, grandi botte, attenzione, collisioni su collisioni, ripartono un po' tutti, riparte anche Senesi, attenzione. Andiamo a vedere adesso perché siamo sul rettilineo e siamo con Beretta che in questo momento viene riattaccato da Catanzani e il distacco adesso è di un secondo. Andiamo a vederli. Grande sfida quindi sulla carambola dei... Attenzione, derapata incredibile per Beretta che perde il controllo. Allora Catanzani che è più pulito in questa fase, prova da darlo ad attaccare. 0.243 il vantaggio di Beretta su Catanzani. Vediamo se riesce ad attaccarlo quando hanno fatto 26 giri, stanno andando a chiudere il 27esimo. Se io faccio 45 minuti così non so se ci arrivo. Allora andiamo a vedere perché Beretta adesso è un po' in difficoltà. Abbiamo la 9 di Taragoni che si fa da parte perché passano entrambe, ma attenzione, abbiamo Udi là davanti, abbiamo Valente. Quindi adesso con i doppiati diventa un po' più confusionaria la gara, ma anche un po' più difficile per i piloti in pista. Ma attenzione perché Beretta deve guardarsi dietro negli specchietti che non ha per vedere, perché abbiamo un Catanzani che prova ad attaccare, attenzione Udi si intrappone, allora Catanzani passa, errore di Beretta. Udi purtroppo non si è fatto da parte, non è riuscito a vedere che sopraggiungeva Beretta, allora collisione fra i due, ne approfitta in tutto questo Catanzani che va a prendersi la prima posizione. Ma voi pensate sia finita? No, perché Beretta è strepitoso, una derapata incredibile. Andiamo a vedere la sua radio Sistemi che prova ad andare ad attaccare la Genius di Catanzani, un Andrea Catanzani che adesso ha davanti un doppiato, ok, lascia passare. Allora andiamo a vederli, la lotta per la prima posizione sul rettilineo, tutte e due in 17.13, in 16.96 per Beretta. Incredibile, incredibile gara quando sono passati 10 minuti quasi di questa finale. Attenzione, abbiamo un altro doppiato in questo momento, D'Angelo che sta per essere doppiato, ok, allora passano indenni tutte e due con una terza posizione di Senesi che è riuscito a passare Mazzeo che ha avuto problemi, perché adesso la classifica è Catanzani, Beretta, Senesi, Paloschi, Domanin in quinta posizione, grande Filippo, poi abbiamo Barrier, abbiamo Valente e Mazzeo. Attenzione Mazzeo, problemi per Alessio che vediamo se riusciamo a vederlo ancora in pista, sì dovrebbe essere. Attenzione, problemi per Alessio, ma sono sempre inquadrati in questo momento il due là davanti con Catanzani che non riesce a staccarsi da Beretta che lo insegue, va a trovare tutte le curve più strette per cercare di rintuzzare questo gap. Intanto doppiati, viene doppiato anche in questo momento ancora Taragoni. E là davanti abbiamo Valente con Martin Bayer. Stanno facendo una gara assurda. Beretta e Catanzani, ragazzi, stanno facendo una gara incredibile. Attenzione Valente, vediamo se si accorge che del leader che gli sta arrivando dietro Catanzani. Andiamo Valente se riesce a dar pista allo speaker, ovviamente ambientale, da l'allarme per Valente. Andiamo a vederli sul rettilineo, 90.8 per Catanzani con Beretta che prova l'aggancio, eccolo Valente che si sposta sportivamente, fa passare Catanzani, ma attenzione perché Beretta non deve perdere assolutamente terreno, anzi asfalto in questo caso. Andiamo a vedere perché Martin Bayer in questo momento è in sesta posizione e io tra poco andrei anche su Senesi. Eccolo all'inizio del rettilineo, Paolo, andiamo a vederlo con la sua arancione. Senesi passa in questo momento, no scusate, questo è Filippo Domanin, perdonate, Filippo Domanin, andiamo a vederlo dietro Paloschi, sta facendo una gara fantastica. Domanin in quinta posizione, partito dall'undicesima casella, grandissimo Filippo Domanin con la sua X-Ray motorizzata Max Power, con un Paloschi che adesso si vede dietro, un Domanin che sta arrivando in grande spolvero, in grande stile. Vediamo se Filippo avrà il coraggio e la forza di andare ad attaccare Paloschi per la quarta posizione, con intanto Catanzani che adesso ha preso vantaggio
su Beretta, praticamente hanno una macchina di differenza con Bayern che è fra i due, però rimaniamo sempre su un Filippo Bomanin incredibile, dietro Paloschi, curva tornante, poi andiamo sul i due tornanti Infinity per andare sulla postazione 9, per andare sul transponder, girano entrambe velocissimi, 17.40 Paloschi, 17.21 Bomanin. E allora stacchiamo all'inizio del rettilineo perché andiamo a vedere un Senesi che adesso sta sopraggiungendo sul transponder, eccolo con l'arancione fluo numero 3 per Natanaele Senesi che gira in 17.73. Andiamo a vedere se riesce a prendere ancora più gap rispetto a Paloschi che è dietro con Bomanin che sopraggiunge in, sempre in quinta posizione, quindi Catanzani, Beretta, Senesi, Paloschi e Bomanin, la top 5 in questo momento di questa finale A del GT Series 2021 secondo round. Andiamo a vedere ai box i due, sia Paloschi che Bomanin, stanno facendo gara uno sull'altro e allora escono, attenzione, uno dopo l'altro, andiamo a vederli, escono entrambe dalla pit lane, attenzione perché dietro abbiamo Catanzani con Beretta che prova ad attaccare Catanzani e allora stacchiamo sul duo di testa, eccoli tutti e due, Beretta e Catanzani, ci prova Filippo, Andrea li chiude la strada, andiamo a vederli sul rettilineo e allora grande attacco di Filippo, attenzione, lasciano passare, incredibile l'attacco di Filippo che prova a stuzzicare Andrea là davanti, Catanzani prova a chiudere, ma che gara, attenzione, quasi collisione fra le due, una gara spettacolare, vanno a 86.8 di velocità di punta, il speed trap ci segnala quello e il tempo sul giro è 17.45 per uno e anzi per entrambi hanno girato con lo stesso tempo, ragazzi incredibile, stesso tempo per la numero 1 e la numero 2. Attenzione alla radiosistemi di Beretta, prova ad attaccare, attenzione perché là davanti hanno Bomanin che dovrà dare strada perché è doppiato, ma lui sta lottando per la quinta posizione con Paloschi. Il distacco è di 0.479 fra Catanzani e Beretta, praticamente un'inezia, praticamente centimetri, millimetri. Intanto Udi purtroppo problemi per l'X-Ray di Udi, ma attenzione l'attacco, l'attacco di Beretta, ci prova all'interno, niente, deve mollare il gas perché sennò ci facciamo un drittone sulle bandiere dell'Italia. Andiamo a vedere intanto perché prova ancora ad attaccare sulla parte Infinity, vediamo se l'aggancio arriva al 53esimo giro, lo vediamo, sicuramente un po' più veloce Filippo rispetto ad Andrea che sta guidando per non sbagliare le traiettorie, non sbagliare e non lasciare niente al caso. Andiamo a vederlo sul rettilineo, adesso gli ha preso qualche centimetro, ma sul rettilineo poi Filippo va a prenderli di nuovo metri, secondi, centesimi, millesimi. Grande gara, grande prova adesso l'attacco, niente, li chiude la strada, anche perché là davanti c'è un Bomanin che comunque mantiene un ritmo di gara spettacolare, non sta dando fastidio assolutamente ai due là davanti, quindi potete immaginare il ritmo di gara che c'è in questa finale della GTS Series qui da Gubbio. Io sono Diego Diego alla regia, cameraman Paolo Bosco, attenzione sbaglia adesso qualcosa Andrea e allora ne approfitta forse Filippo che prova di nuovo, niente, deve ristudiare di nuovo le traiettorie per cercare di andarlo ad attaccare tutte le volte che si avvicina, poi Catanzani trova il giusto ritmo per riscappare, non è assolutamente facile, i ritmi sono altissimi, attenzione doppiati lo speaker e quindi Catanzani adesso passa
passa Domanin, attenzione perché anche lì c'è Mazzeo, forse che deve dare strada, no, è la numero 6, sì, dovrebbe essere Mazzeo, attenzione, intanto andiamo a vedere perché grande derapata, staccatona per Catanzani, adesso hanno Udi davanti, vediamo se Udi ok, si fa da parte, allora passano entrambi, adesso Beretta lo vediamo sicuramente più vicino, ma è un elastico perché non riesce ad agganciarlo nel modo giusto per poter dare quello spunto giusto per trovare quella luce che può permettergli di andare di nuovo in prima posizione. Attenzione, niente rifornimenti ancora per questi due bolidi là davanti, andiamo a vedere perché davanti hanno Paloschi e Senesi, perché attenzione, Paloschi può andare ad attaccare Senesi, attenzione, sì, perché i due doppiati davanti a Catanzani stanno lottando per la terza posizione, con un Paloschi che sta facendo una gara spettacolare, con un Catanzani che adesso li si infila in mezzo, e allora il ritmo dei due viene spezzato dal ritmo velocissimo di Catanzani, con un Beretta che prova ad andare a toccare tutti i cordoli per cercare di trovare la velocità, lo spunto giusto in uscita. Questo è una guerra di traiettorie, attenzione che botta tra Paloschi, attenzione adesso Catanzani perde la prima posizione e Senesi purtroppo viene colpito, adesso andiamo a vedere la direzione gara cosa ne penserà di questo tocco, ma alla fine di nuovo Beretta là davanti con Catanzani che purtroppo ha fatto un errore andando a colpire la macchina di Paloschi, e allora andiamo a vedere, grande bagarre, grande ritmo, un on-road spettacolare qui a Cinque Colli di Gubbio. Salutiamo tutti quelli che ci stanno seguendo, salutiamo tutti quelli che ci seguiranno in futuro. Abbiamo un po' la telecamera scura, adesso cercheremo di aumentare un po' la luce per qui, purtroppo va e viene la luce, quindi non è facile ovviamente. Ecco, ristabilito un po' la luce giusta per andare a seguire un Beretta che adesso ha preso un po' di margine su Catanzani, quindi può respirare, il distacco è di 0.772. Intanto Valente esce dai box, andiamo a vedere sempre là davanti Beretta che adesso ha davanti un Valente che deve lasciare strada, Valente che in questo momento è in settima posizione, la Swartz, attenzione, forse andiamo a fare rifornimento, no, ancora no, quanto girano questi due, con un Beretta che gira in 17.22 mentre Catanzani in 17.32. Problemi in questo momento per Tarragoni che purtroppo non ha trovato pace in questa finale, in questo main event, con un Catanzani che adesso, attenzione, grande botta qui, ma io non vedo in questo momento, attenzione, entra in box Catanzani, andiamo a seguirlo. Mancano 30 minuti al termine con Catanzani che esce dal ponte box, con un Beretta invece che ancora non c'è entrato. Andiamo a seguire la diretta live sempre su Beretta, che forse adesso dovrà entrare, io mi sono perso il rientro in box, andiamo a vedere, no, non ancora, l'ha già fatto, è già entrato, quindi Beretta è già entrato, scusate, con Catanzani che a questo punto ha esattamente 2 secondi e 491, quindi Beretta ha sfruttato il rifornimento per prendere un secondo e mezzo su Catanzani, un Filippo che è stato veramente velocissimo al rifornimento e Catanzani invece non è riuscito a trovare la velocità giusta ai box. Attenzione, andiamo a vedere perché dietro abbiamo un Domanin che è in terza posizione, attenzione, Domanin in terza posizione, ovviamente con un giro in più, però è in terza posizione un Filippo Domanin che ha fatto una finale devastante fino a questo momento. Attenzione, problemi forse per Catanzani, rallenta Catanzani, attenzione, problemi per la 2, andiamo a seguirlo, si fa zig zag, attenzione Catanzani, problemi per Andrea, problemi, attenzione, problema per Catanzani, vediamo se riesce ad entrare box, vediamo qual è il problema per Andrea che rientra, controllano sotto la macchina, controllano se riesce a ripartire,
ferma ai box Andrea Catanzani con un Beretta che ormai è scappato, con un Domanin che a questo punto può passare in seconda posizione. Catanzani ancora fermo, e allora Domanin in questo momento va a prendersi la seconda posizione con un Bayer terzo. Che gara incredibile! Allora andiamo a inquadrarli perché Fabio Domanin con dietro Bayer, Martin Bayer, Filippo Domanin, scusate, vabbè, ogni tanto sempre F comunque. Fabio Filippo, no, è Filippo Domanin, va a prendere la seconda posizione con un Martin Bayer terzo, Valente quarto. Che grande gara! Eccolo Filippo sui Tornantoni X-Ray. Martin Bayer, andiamo a seguire Paolo Martin con l'X-Ray, attenzione perché arriva anche Valente, quindi con un Beretta che ha due giri di vantaggio, anzi un giro di vantaggio su tutti, ma adesso la sfida è per la seconda, terza e quarta posizione, perché abbiamo Filippo Domanin, poi Martin Bayer e poi Valente, e Senese invece un po' staccato che adesso ha i doppiati davanti. Quindi classifica Beretta, Domanin, Bayer, Valente, Senesi, D'Angelo, Catanzani. Seguiamo, attenzione, l'attacco di Valente. Attenzione, Valente prova l'attacco su Bayer e lo supera. Che gran sorpasso di Leonardo Valente che va a prendersi la terza posizione. Attacco di Valente, sorpasso spettacolare di Leonardo Valente. Attenzione, abbiamo visto un Marshall in difficoltà. Ha fatto un numero. Quindi oltre ai numeri dei piloti ci sono anche i numeri dei Marshall. Attenzione perché andiamo a vedere a questo punto Valente che prova ad andare a staccare Martin Bayer con la sua Swartz. Ha girato in 17.74. Che sorpasso di Leonardo Valente in terza posizione. Vediamo se riuscirà ad andare a prendere un Filippo Domanin. Un Leonardo Valente partito dall'ultima casella. Andiamo a vedere perché ormai ha dato un 2 secondi a Martin Bayer. Sì. Porta in avanti, l'ambizione è quella di andare a prendere la seconda casella, quella di Filippo Domanin, la seconda posizione. La Swartz di Valente in questo momento sta andando fortissimo, un 89.3 per Leonardo, 17.38 il tempo sull'ultimo giro, 2 secondi e 921 il distacco da Domanin. Siamo ancora su Leonardo, eccolo sul rettilineo con la sua Italian Style, riportata anche qui nell'off-road, perché anche la livrea nell'off-road di Leo è stessa livrea. Si vede che porta bene e piace molto a Leo, ma piace anche molto anche a noi. Quindi andiamo a vederlo, chiude la 82esima tornata. Attenzione, andiamo a vederlo ai box. Valente entra in box, rifornimento, il papà butta dentro la miscela. La Nitro riparte alla grande, Valente in uscita, andiamo a vederlo ancora, poi staccheremo su Senesi e Martin Bayer che invece in questo momento non è andato a fare rifornimento, quindi si riprende la terza posizione. Ma attenzione, eccolo Valente sul rettilineo e poi andremo, attenzione, a staccare sul leader di gara che è il grandissimo Filippo Beretta, che ha girato in 17.44 l'ultimo giro, esattamente l'86esima tornata per Filippo Beretta, che non ha mollato niente, ha dato praticamente un giro a tutti e adesso sta per andare a raddoppiare Valente. Attenzione, andiamo a vederlo sul rettilineo Filippo Beretta, radiosistemi in questo momento perfetta con motore Onyx. Attenzione, andiamo a vedere il rifornimento per Filippo Beretta. Grande rifornimento, esce dal ponte box Filippo, andiamo a vederlo sul tornante X-Ray. Andiamo a vedere perché Martin Bayer a questo punto è andato a prendersi la seconda posizione su un Filippo Domanin che ha fatto un errore
E allora classifica adesso Beretta, Baio e Senesi, però potrebbe essere anche la carambola dei rifornimenti. Andiamo a vedere, in questo momento stiamo seguendo la numero 5 di Martin Bayer, la X-Ray GTX di Martin Bayer motorizzata FX. Andiamo a vederlo ai box. Ecco il rifornimento per Martin Bayer. Esce adesso dal ponte box, uscita per Martin Bayer. Grande, grande ritmo di gara. Eccolo sulla chicane che lo porta sui due tornantoni Infinity. Con davanti un Senesi. Attenzione, perché forse Senesi adesso è andato a prendersi la terza posizione. Sì, perché abbiamo Martin Bayer che adesso è in quarta. Quindi Natanaele adesso è andato a prendersi la terza posizione. Andiamo a vedere, poi ovviamente dovrà andare a fare il rifornimento. Quindi classifica quando mancano 17 minuti e 20. Beretta, Valente, Senesi, Bayer, Domanin, Udi, Mazzeo, D'Angelo, Catanzani, Mark Green, poi Paloschi e Tarragoni. Dunque mancano 16 minuti e 40 con un Alessio Mazzeo. Andiamo a inquadrarlo in, eccolo con la numero 4 X-Ray, cioè scusate, Mazzeo con la Serpent era nel tornante X-Ray. Eccolo Mazzeo che sta per concludere la sua 80esima tornata. Ha cambiato forse livrea, numero 4, è lui no? Alessio Mazzeo, sì, è numero 4 in questo momento con la sua Serpent. Andiamo a vederlo, dovrebbe essere Mazzeo numero 4. Eccolo qui che passa, girato in 20-29, gira alto. In questo momento il cronometraggio dà un po' di problemi, 17-22 il giro di Mazzeo. Andiamo a vedere anche un po' la gara di Udi, eccolo qui con la numero 12 che sta facendo comunque una grande gara, è in settima posizione Urai, ha scalato un po' la classifica, è andato comunque piano piano a recuperare dalla dodicesima alla settima. Intanto qualche problema ancora per qualche pilota, tra poco andremo a rivedere la classifica con un Valente sempre in seconda posizione, là davanti Beretta, Senesi in terza e poi Martin Bayer e un Filippo Domanin in quinta. E allora vediamo Udi dietro Valente. Ecco Urai che sbaglia adesso e ritorna di nuovo sull'erba. Quindi stacchiamo e andiamo a vedere la gara di Valente sul curvone Infinity prima del rettilineo. Leo che va ai box, andiamo a vederlo ai box Leo. Uscita dai box per Valente che si ritrova dietro ancora Urai, ma abbiamo anche dietro Beretta. In questo momento nessuna sfida in pista, le macchine sembrano abbastanza sgranate, i ritmi sono alti, siamo sempre sui 17 alti o 17 bassi, quello di Beretta è stato in 17.69 l'ultima tornata. Stiamo inquadrando in questo momento ancora Valente con dietro un Filippo Beretta che scandisce il ritmo sul tracciato dei 5 colli con un 88 di velocità, 88 km orari. Lo speed trap ci indica la velocità, bellissima, bellissimo odon adon di questa pista qui a Gubbio. Eccolo Beretta con la sua radio sistemi che prova ad andare a star dietro a un Valente che ha un ritmo incredibile, 17.60, ma Filippo Beretta ancora più veloce, 17.49. 13 minuti e 30 al termine di questa spettacolare finale.
ricordiamo, secondo round, due round separati per quanto riguarda la classifica. I primi round è stato vinto sia in Cardano Elettrico che in Cardano Nitro da Coelho, Bruno Coelho. Oggi non presente, prima parlavamo proprio con Giovanni Crea, tanti impegni soprattutto per i piloti X-Ray. Coelho è andato al Buggyland a Madrid per quanto riguarda la categoria off-road, è andato a sfidare i piloti europei della categoria off-road 1-8, ma ritorniamo sulla pista, in pista qui al 5 Colli, perché stiamo inquadrando in questo momento Senesi. Andiamo a vedere Natanaele che è in terza posizione, gira in 17.39, grande gara per Senesi, adesso 17.63, velocità di punta 88.6. Grande gara anche per il giovane Senesi con il suo motore Yelasi. Sta facendo una grande gara, grande performance. Andiamo a vederlo adesso all'entrata dei box. Entra Natanaele, ecco che mi fanno il rifornimento. Riesce in questo momento dal ponte box ed è proprio dietro a un... Attenzione, vediamo Catanzani fermo in questo momento. La macchina di Catanzani ferma con un Senesi che rimbalza sul cordolo della chicane centrale con un Beretta che fa da spartiacque per un Senesi che è in terza posizione, un Beretta che ha fatto e sta facendo un GT Sirius secondo round incredibile. Performance incredibile per, attenzione, per Filippo Beretta, ma anche Senesi, ma soprattutto anche Leonardo Valente. Andiamo a vedere come chiude questo giro. Natanaele in 17.81, 12 secondi di distacco da Valente. Praticamente quasi un giro. Con un Filippo Domani in quarta posizione, proprio dietro a Senese. Ovviamente la classifica è diversa da quello che potete vedere dagli schermi, perché ci sono doppiati, le macchinine ovviamente si sorpassano continuamente. Adesso vedete un Senesi davanti a Filippo Domanin, lo è veramente, ma con un giro di vantaggio per quanto riguarda Senesi. Andiamo a vedere adesso Leonardo Valente, lo aspettiamo sul rettilineo. Eccolo Leo con la sua Swartz motorizzata Reds che passa in questo momento in 17.18. 116 giri completati da Leo, 118 quelli da Filippo Beretta. Schiariamo un po' se riusciamo, Paolo, così riusciamo. Grande, grande Paolo alla regia, cameraman di questo evento fantastico. Eccolo Leo, Italian Style, che attenzione, rischia di andare a colpire Urai prima del rettilineo. Gira con un tempo di 17.70, velocità assurde, 87 km/h ancora per Leo, dopo esattamente 35 minuti di gara. Tra poco andremo a inquadrare, attenzione, contatto tra Senesi e Domanin, contatto tra Senesi e Domanin, andiamo a vederli prima del rettilineo, si mette tra di loro, anche dietro abbiamo la numero 10 di D'Angelo, Attilio, andiamo a vederlo anche lui, una bella gara in questo momento, D'Angelo in ottava posizione. D'Angelo che corre con X6 GTX motorizzata Max Power. In questo momento dietro a Senesi,
ma solo in pista, perché poi in realtà Senesi è in quarta posizione perché Domanin l'ha passato. E attenzione, allora io prima ho detto che era un giro di distacco, invece no, hanno gli stessi giri sia Domanin che Natanael Senesi. Eccoli, allora Senesi deve andare a provare l'attacco, questo potrebbe essere la bagarre per la terza posizione tra Domanin e Senesi. Andiamo a vederli, il distacco di 3 secondi 581, anzi no, un secondo e 0,99, scusate. Andiamo a vederli, perché c'è anche Valente che è in seconda posizione a 3 secondi e 5,81, quindi si riapre un po' la sfida fra questi tre protagonisti, Valente, Domanin e Senesi. Eccolo Filippo che ha davanti Martin Bayer che lo fa passare. Che grande gara di Filippo Domanin. Andiamo a vedere se riuscirà a sfruttare Filippo i doppiati, perché Senesi ancora deve doppiare sia Martin Bayer che la numero 9 di Tarragoni. Grande, grande momento di questa gara per la terza posizione, perché Valente ha 3 secondi e 622 di vantaggio sulla seconda posizione di Domanin, e Beretta neanche a dirlo, due giri. Quindi andiamo a vedere, perché in questo momento Senesi si è liberato di Martin Bayer. Andiamo a vedere se riuscirà a superare velocemente anche Tarragoni per andare poi ad attaccare. Un secondo e 792 il distacco tra il terzo e il quarto. Eccolo Senesi che prova ad attaccare tutte le curve. Mancano 7 minuti alla fine di questa finale main event. Attenzione ai box Tarragoni, quindi andiamo a vedere, perché adesso l'attacco di Senesi dovrà essere sicuramente più importante se vuole attaccare il podio di questa finale. Abbiamo adesso un D'Angelo che è tra i due. Vediamo i tempi sul giro, perché Domanin gira in 17,78 e Senesi 17,87, quindi un pelo più veloce. Attenzione, andiamo a vedere il rifornimento in questo momento per Domanin, mentre Senesi rimane in pista, quindi va a riprendersi la terza posizione con, attenzione, un Domanin che esce adesso dal ponte box. Noi stiamo seguendo Senesi che riprende la terza posizione. Adesso andiamo a vedere il distacco, perché sicuramente Senesi dovrà andare a fare un rifornimento, ed eccolo che entra ai box Senesi, e quindi passa adesso Domanin sul rettilineo. Vediamo quando esce Senesi, esce, vediamo se riesce ad andare a recuperare qualcosa. No, forse ha perso qualcosa ai danni di Domanin. Eh sì, è andato a perdere qualcosa. Andiamo a vedere sul transponder. Adesso Domanin passa adesso sul transponder, mentre Senesi ci passa adesso 3 secondi netti. Quindi ha perso qualcosa Senesi al rifornimento. Mentre tra poco andremo a vedere il primo della classe, Filippo Beretta, che insomma la sta facendo da padrone in questo main event, con un Valente che ancora cerca lo spunto per non perdere terreno su un Domanin che mantiene il ritmo alto, velocità di punta 84,5. andiamo a vederlo sui tornanti X-Ray. Ancora concentrato Filippo, sa che non deve mollare, perché Senesi è là dietro che morde. Attenzione, perché Valente è andato al rifornimento, quindi andiamo a vedere Valente, no, sempre in seconda posizione Leo. Andiamo a vedere il rifornimento per Leonardo Valente, rifornimento per Leo, che attenzione riparte in questo momento. Andiamo a inquadrarlo fuori dall'uscita box Leonardo Valente, eccolo che riparte proprio dietro a Filippo Beretta. Distacco tra Domanin e Valente 12 secondi e 118, però adesso secondo me è diminuito, perché adesso il distacco è esattamente di 3 secondi e 531. E allora Domanin prova ad attaccare la seconda posizione di Valente. Valente due doppiati davanti, Udi, anzi no scusate, non solo due, perché Beretta è leader, ha solo un doppiato che è Martin Bayer. Andiamo a vedere se Valente riuscirà a passarlo
in modo tranquillo, ecco che Baye si fa da parte e allora passa la lente, ma attenzione perché Filippo Domanin ha recuperato ancora qualcosa su Leo Valente, erano 3 secondi e 260, adesso andiamo a vedere il distacco, 3 secondi e 0,17, che grande gara di Filippo Domanin. Intanto il pilota lombardo proveniente da Groppello Cairoli, Filippo Beretta, passa sul rettilineo e allora andiamo a seguirlo. Eccolo Filippo che adesso ha due doppiati davanti sui tornanti X-Ray. Andiamo a vedere come andrà ad affrontare gli ultimi 3 minuti di gara e stiamo su di lui se non ci dovessero essere colpi di scena per quanto riguarda la seconda e la terza posizione. Intanto andiamo a riguardare la classifica con Beretta, Valente, Domanin, Senesi, Bayer, Mazzeo, Udi, D'Angelo in ottava, poi Tarragoni, Catanzani, Green e poi Paloschi. Ovviamente Paloschi, Green e Catanzani in questo momento fermi ai box per problemi tecnici, quindi in pista sono rimasti solo 9 protagonisti. Un Tarragoni che ha avuto veramente difficoltà enormi in questa finale A, ma la sta portando comunque a termine, anche se non nelle parti alte, ma è sempre bello correre e loro ovviamente fanno tanti chilometri per venire a correre in queste competizioni. Andiamo a vedere sempre Filippo Beretta, velocità stratosferica, 89.1, 86.7 per Valente, 86.6 per Filippo Domanin. Mancano 2 minuti alla fine di questa finale main event. Filippo Beretta gira in 17.69, giro 17.08 per Valente, 17.31 per Filippo Domanin, con un Senesi che purtroppo ormai paga quei 7 secondi, 8 secondi di svantaggio nei confronti di Domanin, che ormai guarda là davanti per andare a cercare di prendere un Valente che è stratosferico in questo momento, sta andando a sdoppiarsi Valente con un Beretta che lo lascia passare, incredibile Leonardo Valente. Andiamo a vederlo con in questo momento macchina ferma per D'Angelo, ma andiamo a vedere Valente perché è il più veloce in pista, 17.08 per Valente, incredibile Leo, gara stratosferica per lui. Un minuto alla fine e allora gli ultimi metri di questa finale con Filippo Beretta che ha un vantaggio enorme su Leonardo Valente che invece ha soli 3 secondi e 121 da un Filippo Domanin che ha fatto una gara particolarmente esaltante. Un Filippo Domanin che con la sua X-Ray motorizzata Max Power ha fatto una gara incredibile. Attenzione, fermo in questo momento Filippo Beretta, attenzione, fermo Filippo Beretta, non ci posso credere, all'ultimo giro Filippo Beretta fermo e allora deve portare la macchinina ai box e quindi Valente, attenzione potrebbe passare, attenzione potrebbe passare Valente, andiamo a vedere, 11 secondi, Valente passa sul transponder, potrebbe partire, passare in testa, attenzione, adesso in questo momento Filippo Beretta viene passato da Valente, vediamo se riparte ai box, no, è fermo, Beretta è fermo con Valente, attenzione che va a prendersi la finale, no, forse no, forse è Beretta che è passato e passa Valente che va a vincere, Leonardo Valente va a vincere la finale main event, colpo di scena incredibile, Leo vince la finale secondo Domanin, terzo purtroppo Filippo Beretta, ha spento all'ultimo il pilota lombardo, purtroppo ha sbagliato quelli che sono i tempi e quindi Leonardo Valente va a vincere questa finale incredibile, incredibile qui dal Cinque Colli con Leo Valente con la sua sborsa, andiamo a intervistarlo, che grande gara per Leonardo Valente, una gara incredibile, andiamo a intervistarlo, eccolo qua Leo, grande, ciao, allora gara spettacolare, colpo di scena all'ultimo giro, sì. Però sei stato fantastico, allora come sono le impressioni di questa vittoria per questo GT Series? È stato un po' uno shock, non me l'aspettavo che Beretta spegnesse, io
mi stavo giocando il mio secondo posto con Filippo, sarei stato contento anche con un buon secondo posto, contando anche che siamo partiti dal fondo, quindi buono. Ci hai fatto esaltare perché comunque sei stato veramente costantissimo ma velocissimo, hai fatto un 17.08, arrivavi qua sul speed trap sempre sui 90 km all'ora, sei stato performantissimo, il tuo Rez con la sua Swords, insomma sono stati dall'off road, dall'on road, quant'è la quarta, terza, quarta gara per te? Sì, quest'anno sì, forse la quarta, non lo so, boh, comunque non più di 5. Spettacolare, Leonardo Valente, vuoi salutare qualcuno a casa? Dai, facciamo. Mia mamma e tutti i miei amici che guardano. Chi c'hai qui che ti sta osservando dalle tribune? C'è la mia ragazza. La salutiamo, che, dai. Sì, sì. Vince Leonardo Valente, GT Sirius, il secondo round, qui da Gubbio. Grande Leo, grazie. Ciao. Ciao, ciao. Quindi si chiude questo GT Sirius, la chiudiamo qua, è stata una finale bellissima, no, abbiamo ancora la terza gara dell'elettrico, è vero, chiudiamo solo questa finale Main Event, è stato veramente spettacolare, per me è stato veramente una cosa fantastica fare il commento, sempre con Paolo qui di fianco a me, anche Tiziana oggi ci ha aiutato, MRC Modellismo RC Race, sempre qui sui tracciati road e off-road, per darvi sempre questa qualità e soprattutto il live del modellismo. E dunque, forse l'elettrico non si fa, vediamo, adesso ci stanno dando. Quindi stiamo vedendo se riusciamo a farla oppure no, ve lo diremo. Comunque, grande finale, vince Valente, purtroppo per Filippo Beretta, ha spento all'ultimo giro, una cosa incredibile, quindi classifica finale, quindi con Valente, poi Domani e poi Senesi. Grande, grande GT Sirius. Ci vediamo tra poco con la terza finale per l'elettrico.
Sì, siamo live ancora per l'ultima gara di questo GT Series per questo 3 ottobre, secondo round a Gubbio al mini autodromo Cinque Colli. Sta per partire l'ultima, la finale 3. 6, 5, 4, 3. Partono in questo momento due partecipanti, sono Senesi e Juraj Udi. Un face to face, un uno contro uno. Attenzione, Juraj passa a Senesi subito, andiamo a vedere l'attacco ancora. Attenzione, si toccano i due, Senesi cerca di provare ad agganciare Udi. Sono 5 minuti di questa finale 3, ovviamente Martin Bayer ha già vinto, avendo vinto le prime due. Diamo merito a questi due piloti, soprattutto a Juraj Udi, fondatore della Udi, ovviamente grandissimo personaggio del mondo del modellismo. E allora aggancio di Senesi che passa Juraj dopo il rettilineo, e adesso Natale prova a staccare Udi. Il distacco è di 0.905 per una velocità di 98.1, grandi velocità per questi due bolidi in pista. Serpent per Natanaele con motore Obi-Wing, e poi Juraj ovviamente X-Ray. Grande derapata, grande staccata per Senesi, lo stiamo seguendo. Livrea arancione per lui. Un GT Series che si sta concludendo, abbiamo visto veramente delle finali spettacolari, sia la prima che la seconda, dove Martin Bayer ha fatto una grande lotta con Senesi, poi nella seconda finale Senesi ha provato ad agganciare Martin Bayer per portare la sfida alla terza finale, uscita di pista contro le barriere all'ultimo giro per Senesi. Dunque Martin Bayer è riuscito con due vittorie su tre a portarsi a casa questa GT Series secondo round, mentre per quanto riguarda la categoria GT Cardano Nitro abbiamo visto una finale esaltantissima, con un finale thriller con un Valente che è riuscito a prendere la prima posizione, a vincere questo round all'ultimo minuto, all'ultimo giro, con un Filippo Beretta che purtroppo con la sua radiosistemi motore Onyx ha avuto problemi, forse una spenta, forse per la miscela, non lo sappiamo, ma comunque sia, dopo aver fatto una gara incredibile, purtroppo ha lasciato la vittoria a un Leonardo Valente fortunato, ma anche fortissimo, perché è stato uno dei più veloci in pista, costante, ha spaccato il transponder con un 17.0, sempre alla velocità di 88-89 km/h qui al Speed Trap. 2 minuti al termine, intanto torniamo in pista, stiamo seguendo adesso Juraj che va sul rettilineo, va sulla parte dei due tornanti X-Ray, ha girato in 17.69, mentre Senesi Natanaele ha fatto un 17.04. vedete come si abbassano i tempi, perché ovviamente la velocità di questi motori elettrici è sicuramente più prestante in uscita. Una grande competizione con Giovanni Crea, abbiamo sentito prima, grande creatore e organizzatore di questo GT Series, lo riproporrà sicuramente l'anno prossimo con novità e con tantissimi appuntamenti in più. Un GT Series che si conclude per l'anno 2021, due round, uno a Vallelunga, uno qui a Gubbio. MRC Modellismo e RC Race saranno onorati di fare quello che hanno fatto quest'anno anche per la stagione 2022, se ci sarà la possibilità. Intanto ringraziamo tutti quelli che hanno creduto in questo GT Series, soprattutto tutte le aziende, ma anche tutti i piloti che sono arrivati da tutta Europa. Ricordiamo Bruno Coelho ha portato a casa il primo round sia nell'elettrico sia nel GT Nitro. Intanto guardiamo Senesi come sta veramente andando alla grande, si sta divertendo tantissimo. Natanaele, lui giovanissimo, grande derapata,
un giro spettacolare per lui, sta per andare a concludere questo appuntamento, ultimi giri, ancora un 15 secondi per questa ultima finale, andiamo a seguirlo, gira in 16.67, grande grande giro per Senesi, la Serpent Obi-Wing, motorizzata Obi-Wing di Senesi, non ha sbagliato un colpo, grande, si sta veramente divertendo e ci sta facendo divertire, si conclude qui, attenzione, la finale 3 di questa GT elettrico e allora andiamo a concludere questo GT Series da Gubbio è tutto, Diego vi saluta insieme a Paolo Bosco, anche Tiziana, ci vediamo ovviamente con MRC Modellismo e anche RC Race al Rez che ci sarà il 18, dal 15 al 17 ottobre, scusate, a Gussago Brescia, 130 piloti per l'appuntamento off-road, diciamo, dell'anno per quanto riguarda il modellismo off-road. Quindi ci rivediamo 17 ottobre, dal 15 al 17 ottobre al Rez di Gussago. Da Gubbio è tutto, ciao, alla prossima!